Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua in un nuovo video. Allora ragazzi, oggi vi parlo un po' degli ultimi aggiornamenti che ho apportato al mio videogioco. In questi ultimi due giorni ho apportato un paio di cambiamenti, un po' di cose nuove e un paio di bug fix. Allora, innanzitutto ragazzi, nel mio gioco ho inserito la classifica e gli archivements, gli obiettivi tramite Google Play. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui c'è la schermata del mio telefono. Apro il mio gioco, apro e vi faccio vedere che adesso appare Ciao Nick, che è praticamente il mio account di Google Play. Ah, non sentite l'audio del gioco perché posso catturare solo lo schermo e non posso catturare l'audio tramite cavetto, quindi non sentite l'audio del gioco. Vabbè che tanto l'ho messo muto. Comunque sia, in pratica vi stavo a dire che ho messo la leaderboard, cioè le classifiche, guardate. Quelli che hanno raggiunto il livello più alto, le persone che hanno raggiunto il livello più alto, attualmente livello 9, pare che siamo un po' tutti fermi al livello 9 e io mi trovo in quarta posizione. Livello 9, livello 8, poi abbiamo miglior collezionatore di premi, quello che sta collezionando più premi e io mi trovo in ottava posizione con 55 premi, mentre c'è gente qua che ha più premi di me. E poi c'è la classifica delle missioni giornaliere. Questa classifica mi sta dando un po' di problemi. Non sono ancora sicuro se sta a funzionare o meno, quindi ci sto lavorando. Può essere che dovrò rilasciare una patch. Comunque sia, ho messo le classifiche e ho anche messo gli obiettivi. Così, insomma, c'è un motivo in più, no? Per andare avanti, oltretutto, no? Tipo, io attualmente ho sbloccato un paio di archivements, me ne mancano quelli più tosti, mancano quelli più difficili. E ho messo questi. Poi ho fatto un paio di bug fix. Praticamente prima le monete cadevano in... più che altro cadevano spesso in verticale, adesso non cadono più moltissime in verticale. Poi un'altra cosa, la mietitrebbia si muove più in fretta, così è più rapido. Devo sistemare la cosa dell'esperienza, vedete, non dice quanta esperienza mi serve. Lì c'è un piccolo bug. Devo sistemare la questione dell'esperienza, perché non si vede, il testo è troppo lungo. Questa è una cosa che devo sistemare. Comunque sia, vediamo, cerco di mettere un po' di audio. Così... come vedete, vabbè, è arrivato il tornado, è arrivato. Vuoi vedere una pubblicità per 45 secondi? No, lasciamo perdere la pubblicità, anche perché io non posso guardare la mia pubblicità. Io non posso guardare la mia pubblicità, per me è vietato. Comunque ho completato la missione giornaliera, perché come potete notare, in alto a sinistra è apparso prendi tutto. Adesso funziona, missioni giornaliere completate, una, a meno me la segna. Insomma, completando la missione giornaliera, per 3 minuti prendo tutto quello che cade dai lati. Ovviamente l'audio lo sentite tramite il mio microfono, lo sentite grazie al mio microfono. E quindi che stavo a dire? Niente, dal menu potete vedere la versione attuale del gioco, così se volete sapere qual è la versione attuale del gioco. Al momento versione 0.8, ma sto lavorando alla 0.9, sto lavorando. Oh, sentite un po' l'audio del gioco, perché ovviamente ci stanno gli effetti. Quindi in pratica ancora per 2 minuti tutto quello che cade dai lati io non lo perdo. Se esco dal gioco e riapro la partita, non lo perdo. Se chiudo il gioco e riapro la partita, non lo perdo. Perché anche questo viene conservato. Vedete? Rimane conservato comunque. È una delle cose che ho sistemato da un po' di tempo. Poi c'è la neve, che mo siamo in periodo natalizio. Ragazzi, vi ricordo che questo gioco, se vi interessa provarlo, trovate il link in descrizione. Oppure cercate Farmer Dozer su Play Store. Non c'è questo gioco su iOS, perché purtroppo per iOS costa troppi soldi pubblicare giochi. Comunque, insomma, queste sono le modifiche che ho apportato.
Ho anche apportato altre piccole modifiche e sistemazioni varie. Sto lavorando ad un'altra cosa. Sto lavorando, ragazzi, a un cambio di salvataggio. Perché alcuni mi hanno detto che hanno perso il salvataggio, ad alcuni che si è cancellato il salvataggio. Sto inserendo un altro sistema di salvataggio. A dire la verità, l'ho già inserito. E sto a guardare se la migrazione tra vecchio salvataggio e nuovo salvataggio, sto a vedere se va bene. Finora pare che va bene. Finora pare che va bene. Insomma, il gioco è semplice, il funzionamento del gioco è molto semplice. Dovete cliccare dove c'è la mietitrebbia e mettere le monete. L'obiettivo del gioco è far cadere le monete dove c'è scritto Farmer Dozer, nella parte bassa. Le monete non devono cadere dai lati, perché dai lati le monete le perdiamo. Non in questo momento, perché in alto a sinistra c'è scritto Get All, prendi tutto. Quindi, a prescindere dal momento da dove cadono le monete, io le prendo. Ma tra 30 secondi quelle che cadono di lato non le recupero. Quindi il funzionamento del gioco è semplice, basta spingere le monete verso il basso. Ovviamente lo scopo del gioco non è tanto spingere le monete, l'obiettivo del gioco è spingere i premi. I premi danno dei vantaggi. Quindi, che altro vi volevo dire? Insomma, ho fatto un paio di bug fix, un paio di bug fix li ho fatti. Ho messo per l'appunto. Ecco, adesso le monete che cadono di lato le perdo. Sentite che già cambia il suono. Quindi ho sistemato un paio di cose e vi stavo a dire che l'obiettivo del gioco sono i premi. Tipo adesso, come potete notare, io ho livello 2 con le macchine. Perché? Perché ho, vedete, ho due macchine leggendarie, tre macchine rare e 11 macchine di quelle normali. Quello che conta però è la quantità più piccola. Se io arrivo a 3, 3, 11, salgo a livello 3. E poi c'è scritto cosa succede salendo di livello. Ogni livello aumenta di 2 secondi la durata del muro quando si alza il muro. E così via. Qua sono livello 3 perché questo è il numero più basso. Il livello massimo in generale è il 6. Tutto il resto io posso venderli per recuperare gettoni, vedete? L'importante è che non vado sotto il 6. Così, insomma, livello 2. E qua dice diminuisce 2 secondi, insomma, vi viene spiegato i premi a cosa servono e vi dice anche il valore dei premi, no? Se li vendete recuperate tot gettoni in base al... Vedete questo qui? Ce n'è uno blu, quello è raro. Quelli che non hanno un'aura sono normali. Ecco, insomma, raga, vi sto anche un po' a spiegare il gioco perché alcuni ancora non l'hanno capito il funzionamento. Poi ci stanno le monete speciali, moneta tornado, moneta muro, eccetera, eccetera, eccetera. La moneta muro per evitare che le monete cadano dai lati. E niente, insomma, in futuro spero di mettere altre cose. Vediamo. Anche perché il secondo sistema di salvataggio mi permette di fare questo, perché è un sistema di salvataggio un po' migliore di quello che ho messo all'inizio. Pubblicità? No, grazie. Va bene, allora ragazzi, no, perché io non la posso guardare la pubblicità. Per me è vietato, perché ovviamente la pubblicità paga a me. È vietato, io non posso guardare la mia stessa pubblicità, quindi non posso. Vabbè, comunque sia, vi faccio vedere un attimo allora la situazione. Come si chiude sto coso? Esci dal programma. Ok, usciamo anche dal gioco. Perfetto. Allora, questo è l'editor da dove io ho creato il gioco e sto apportando quindi delle modifiche. Come potete notare, posso giocare anche da qua. Ho già inserito il secondo sistema di salvataggio. Attualmente nell'editor utilizzo il mio secondo sistema di salvataggio. Il primo viene scavalcato. Praticamente il gioco fa una copia del vecchio salvataggio. Fa la copia. E salva i dati nella nuova cartella. Vabbè, salva i dati nella nuova cartella. E scusate, nel nuovo file. E dopodiché viene utilizzato sempre il secondo salvataggio, secondo sistema, che praticamente è questo qua, Easy Save. Lasciate perdere sta password perché tanto poi la cambio. Non tengo questa qua. Poi la cambio. E niente, insomma, uso sto sistema qua. Perché è un po' fatto meglio in confronto a quello che ho fatto io.
Quindi per ora sto lavorando al secondo sistema di salvataggio, anche perché ho visto che il secondo sistema di salvataggio è tecnicamente compatibile anche con i salvataggi di Google Play, così li posso anche salvare su internet i vostri salvataggi, così che se cambiate telefono, eccetera, eccetera, avete capito? Credo che questo sistema mi permette anche di creare i backup, non so come si fa, però so che... Allora, questo qui è il codice che ho scritto per il secondo sistema di salvataggio. Questo è il codice del secondo sistema di salvataggio, mentre questo è il codice del primo sistema di salvataggio. Quindi praticamente poi sposto tutto qua dentro, in questo secondo sistema. Ho dovuto modificare un bel po' di roba qua per poter salvare la partita nel secondo sistema di salvataggio. Praticamente poi, dopo 2 settimane che vi avrò fatto scaricare il nuovo sistema di salvataggio, poi tolgo il vecchio sistema di salvataggio. Ora non lo posso togliere perché chi ha il sistema vecchio deve migrare. Se io tolgo il sistema di salvataggio vecchio, la partita vi ricomincia da capo. Quindi devo prima migrare i dati e poi tra 2 settimane, quando più o meno tutti fanno la migrazione, allora cancello il vecchio sistema di salvataggio perché non mi piace tenere 2 sistemi di salvataggio anche per me stesso che vado in confusione totale. Difatti, questa roba qua la dovrò cancellare perché io l'ho praticamente copiata e messa qua. È la stessa. Questo è il secondo sistema di salvataggio, questo è il primo. E sto lavorando insomma a questo. Anche questo fa parte del primo sistema di salvataggio. Questo fa parte del secondo sistema di salvataggio. È la stessa identica cosa, però scritta per funzionare col secondo sistema di salvataggio, perché questo non me lo prende. E quindi sto lavorando anche a questo, perché purtroppo alcuni hanno avuto il problema che hanno perso il salvataggio. Non so per quale motivo, ma ad alcuni è capitato. E quindi sto cercando di sistemare pure sta cosa. Ovviamente che fa? Pubblico un gioco e poi non gli do una sistemata? Ovvio che lo sistemo. Almeno mi impegno in base alle mie capacità. Come sta andando il gioco? Così così. È stato scaricato da 3.300 persone circa, però 2.200-2.100 persone circa, no. Insomma, più o meno c'ho 1.350 persone che giocano e circa 2.000 le ho perse. Purtroppo, evidentemente il gioco non gli sta piacendo. Vabbè. Ma comunque per fortuna però il gioco comincia a uscire fuori sullo store. Sullo store comincia ad uscire il gioco. Adesso comincio a trovarlo. Vediamo se posso farvi vedere. Allora, eccoci qua. Vediamo un po'. Vabbè, se scrivo Farmer Dozer lo trovo al 100%. Addirittura... Ah, guardate, addirittura la gente cerca Farming Dozer Nick. Addirittura guardate cosa cerca la gente. Addirittura mo cominciano a cercare pure il mio nome. Farmer Dozer. Ok. Vabbè, ovviamente lo trovate. Boom, subito. Farmer Dozer si trova. Allora, spingi le monete, invece, e il secondo metodo è si trova. Spingi le monete, perché è il modo italiano di chiamare il genere. Invece, in inglese, io l'ho chiamato coin pusher. Pusher, pusher. E qui purtroppo però la cosa è dura. Cioè, più che dura è tosta. Perché qui la concorrenza è spietata in inglese. Difatti, forse che il mio gioco si trova. Forse qui sotto da qualche parte, nei meandri. Forse, neanche. L'avevo trovato la volta scorsa. Ma mi sa che non lo trovo. Ah no, qua è. Eccolo qua. Beh, è già qualcosa, no? Il fatto che già comunque almeno da qualche parte ci sta è meglio di niente. Se stava qui sopra, beccavo un mucchio di download. Se io riuscissi a stare qui, è bello. Ma qui ci stanno giochi con molti download, purtroppo. Amen. Va bene, ragazzi, insomma, vi ho dato qualche aggiornamento sul mio gioco, vi ho dato. Giusto almeno per dirvi che ho messo il Google Play. Ho messo Google Play, per ora niente salvataggi in cloud, per ora solo Archiviaments e Leaderboard. Poi se riesco cerco magari di mettere anche salvataggi in cloud, così che almeno ci sono meno chance di perdere il salvataggio, diciamo, no? Va bene, allora ragazzi, niente, non ho altro da aggiungervi, era giusto per aggiornarvi un po' sul mio giochino. Mi sembra anche giusto darvi un po' gli aggiornamenti. E niente, ragazzi, io vi saluto e ci si becca presto. Ciao ciao!